gruppo in cui sono entrato io in ricerca esisteva soprattutto per la parte dell'aerologica, non so, studio orologia sarebbe lo studio del movimento del fluido perché poi il cuore del processo fotografico è la stesa, la chiamavamo noi, la spalmatura, diciamo, dell'emulsione fotografica sul supporto. E lì c'era una funzione già di servizio, nel senso che sviluppavano la messa a punto delle formule insieme a chi faceva ricerca proprio di prodotto e quindi combinava le formule, gli faceva questo tipo di servizio di mettere a punto viscosità, tensioni superficiali, caratteristiche particolari per riuscire a stendere. Mancava invece la parte sviluppo di processi, quindi io sono entrato per la verità abbastanza solo. Il mio capo era un chimico bravo, una persona molto propositiva, quindi aiutava sul piano umano sicuramente, non molto sul piano tecnico. Quindi diciamo qualche appoggio tecnico io andavo a cercarlo dai miei colleghi ingegneri invece che lavoravano nella parte progettazione, che però insomma si parlava di quelle cose lì e quindi erano abbastanza dentro alcuni in particolare, non so, l'ingegner Ghiazza per esempio, che poi è stato con cui ho avuto molto a che fare anche successivamente, no? Però in particolare in quel periodo lì ero abbastanza da solo, insomma. Ferragna era uno stabilimento anomalo anche per 3M, nel senso che 3M in genere aveva piccoli stabilimenti dedicati a un prodotto, un numero di prodotti abbastanza limitati, omogenei, 300-400 dipendenti, non di più, anche per questioni gestionali, diciamo. Poi si spostava e andava in un altro stato, se siamo negli Stati Uniti oppure in un'altra nazione, se era all'estero. Quindi già era un po' diversa per tutti, compreso anche per, diciamo, per la casa madre. Nell'ambito della Valbormide, credo anche un po' in Italia, era poi abbastanza singolare. Singolare perché intanto essendo una multinazionale americana, già praticamente dal 64, perché allora si chiamava Consociata 3M, Ferragna Consociata 3M, poi è diventata 3M, punto e basta, 3M Italia. Usava metodi, tecniche, mi riferisco, non so, gestione del personale, questa è una cosa, l'altra anche la gestione economica, quindi il controllo di gestione, che erano decisamente all'avanguardia sicuramente per le medie imprese italiane, ma anche per le grandi imprese, anche per Fiat, insomma. E questo, diciamo, che ci faceva diversi anche all'interno e in un ambito più professionale, non necessariamente a livello così dalla popolazione. E questo era un aspetto. L'altro aspetto invece è quello proprio a livello sociale, insomma, di gruppo così. La diversità erano che intanto era una società che guadagnava bene a quell'epoca e quindi aveva anche mezzi, diciamo, per compensare il personale. Da noi era abbastanza normale che almeno in una certa fascia di personale dove anche i contratti di lavoro lo permettevano, ci sono dei vincoli sindacali anche lì sopra, c'erano i cosiddetti aumenti di merito che in altre società con cui ci paragonavamo, era una cosa che non esisteva, non c'era il contratto di lavoro, sei categoria tot, prendi tot, finita lì, insomma, no? Per quanto riguarda l'aspetto di Ferragni sull'ambiente sociale, beh, diciamo che 3M per tradizione ha sempre cercato di tenere buone relazioni con quella che è la comunità, che quindi magari finanziava, sponsorizzava le varie attività o sportive o caritatevoli o cose del genere, quindi c'era una cosa del genere che è abbastanza istituzionale. Per i dipendenti sì, c'erano queste forme tipo il dopolavoro, che non mi ricordo, il 3M Club, ecco, no? Che organizzava viaggi, eventi di vario genere, cui l'azienda partecipava economicamente, insomma. Tipicamente io ho partecipato a qualche viaggio, siccome abitavo lì vicino, non altre cose, ho abitato per un anno a casa Scapoli che era praticamente gratuita, insomma, no? Anche se io abitavo lì vicino, però mi veniva così bene abitare lì ed era anche divertente perché eravamo più o meno tutti della stessa età. E il tennis club, che era con i campi da tennis gestiti lì, eccetera. In direzione, tutto sommato, il periodo che l'ho vissuto io. Le gerarchie ormai si erano appiattite molto, ovviamente ci si dava tutti del tu, era abbastanza familiare, ecco, non era più
la direzione che mi raccontavano a tempi addietro, in cui per entrare nell'ufficio del direttore di produzione, eccetera, intanto c'era la luce rossa o verde per vedere se si poteva entrare o no. Poi c'erano due porte perché doveva fare da silenziatore, ecco, quelle cose lì erano completamente saltate. Ecco. C'erano anche alcuni colleghi che erano anche divertenti, insomma. No? Noi a turno, uno dei colleghi era americano, per un motivo parlato, soprattutto in ingegneria. Per esempio, il signore che era responsabile di ingegneria prima di me era un americano. Io avevo preso il suo posto. E allora la prima cosa che si faceva era prendergli un po' in giro. Allora questo collega, un po' più anziano di me, si divertiva a insegnargli l'italiano. Puoi immaginare che razza di parole gli insegnava, insomma, per metterlo poi in imbarazzo in qualche situazione. Ecco, erano piccoli divertimenti durante il lavoro. Stranamente, verso fine novembre, inizio dicembre, c'era qualche reparto, cominciava ad andare male, non si capiva mai perché. Tenga presente che allora c'era la gratifica natalizia, no? E poi, prima di Natale, magicamente questi problemi si risolvevano. Adesso io non so se sia vero o no. E pare che una volta, rivolto a un suo collega dirigente, abbia preso una pistola e gliela puntata alla tempia, sempre per scherzi, dice: o mi risolvi sto problema, altrimenti finisce qui, qualcosa del genere. Io non ci credo, sinceramente, insomma, no? Però dà un po' il tipo di personaggi un po' estremi, no? Ecco, che poi noi eravamo molto più grigi, sinceramente, insomma, no? Noi avevamo di queste caratteristiche.